bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, Minerva stai brava. Oggi vediamo quali sono i libri entrati negli scaffali di Joe a marzo. A marzo sono entrati nei miei scaffali ben 8 libri, giusto Minerva? Allora, adesso andiamo per ordine. Allora, innanzitutto Melissa mi aveva fatto una sorpresa, ma ho ordinato due libri. Non li ho ordinati, caro mio, sono andata personalmente in libreria. E li ha comprati quando io stavo ancora... qui e io ero a Pavia. A Pavia? Perché stai a Pavia? Non me lo ricordo. Perché stavo a Pavia? Non me lo ricordo. Perché non stai bene? No, era perché... No, perché dovevamo andare... Ah già, perché io ho avuto mal di schiena. Tu hai avuto mal di schiena, poi tu sei tornato e io no, perché non aveva senso, che non mi ricordo. Va bene, allora mi ha regalato... di Abdul Razak Gurnah, Paradiso, di cui avevo già letto il bellissimo Sulla riva del mare. No, perché tu poi devi tornare a Pavia per andare al matrimonio del tuo figlio. È vero. Sulla riva del mare è un libro di cui mi aspetto molto. Il primo di Gurnah, premio Nobel 2021, mi è piaciuto molto. Speriamo che anche questo secondo reggerà le aspettative. Allora, edizioni Le navi di Teseo, prezzo di copertina 20 euro. Non me l'hai cancellato. E niente, è un libro a cui mi aspetto molto. Il tuo libro è François Morlupi nel nero degli abissi, un'indagine per i cinque di Monteverde, il seguito di Come delfini per pesce cani, giusto? Come delfini tra pesce cani. Tra pesce cani, non mi ricordo mai il titolo esatto, è un libro edito da Sarani, un editore celebre per aver pubblicato quello. Ma ti vuoi muovere? Prezzo di copertina di 16 euro. E Sarani l'ho detto, ovviamente. È un giallo, il primo giallo di questo autore mi è piaciuto, il seguito speriamo che si mantenga all'altezza. Poi, sempre rimanendo nell'ambito dei noir affini, Alessandro Rovecchi, La piccola questione di cuore, edito come sempre da Sellerio, prezzo di copertina 15 euro, e come sempre ritroviamo Monterossi, Carella, Ghezzi, Oscar Falcone, eccetera. È sempre incentrato tutto sul personaggio di Monterossi, è sempre una bella lettura. Questo credo sia l'ottavo romanzo con Monterossi protagonista. Adesso nel frattempo è uscita pure la serie TV su Prime e quindi ormai diciamo che Rovecchi è considerato uno dei vati del noir all'italiana degli ultimi anni. Vati, non batter. Poi regali di Melissa sempre. Quanti regali che ti dà questa Melissa? Allora, mi era piaciuto molto di Michael Niemi Cucinare un orso e avevo messo in lista questo musica rock da Vittula, edito come l'altro da Iperbora. Anche da questo aspetto molto, ho letto delle critiche entusiastiche. Prezzo di copertina non si sa, però è sempre Iperbora, è usato, ma usato di ben tenuto, direi. E poi un altro libro che da anni intendo leggere, ce l'ho sempre lì, più o meno in lista, non in lista, lo devo leggere, ho sentito parlare bene, una Delphi, Gerald Durrell, La mia famiglia e altri animali. Anche questo l'ha preso al libraccio, Melissa, usato, ma ottimamente conservato, secondo me non l'ha neanche letto, perché sembra in tonno proprio. Magari l'ha ricevuto qualcuno per il compleanno, l'ha dato via senza leggerlo. Ma io non l'ha detto, scusa, magari qualcuno che i libri li tratta bene, come te. No, ma vedi, non si apre neanche. Vabbè, comunque magari detto, hanno regalato un doppione. Vabbè, Adelphi, ok. Poi il primo regalo che mi ha fatto Minervina per la festa del papà, che era il 19 giugno, giusto? No, sono il 19. Il 19 giugno è il compleanno di Emma, non c'entra assolutamente nulla. Il santo patrono di Domodossi. Anche? Il San Giuseppe è il 19 marzo. 19 marzo. No, il 12 marzo è l'anniversario nostro. 19, scusate, ho fatto poi comunque. Il 19 marzo, no? Il 19 giugno, ho sbagliato solo di 3 mesi. Cosa mi ha regalato la nostra Minervina? Cosa mi ha regalato? Ti voglio bene, papà. Un libro che parla della bimba e del papà. Papà, un libercino da leggere col cuore. Mi sento un riccio e pungo e lo leggeremo assieme io e Minervina, giusto? Lo vuoi leggere con papà? Il giorno in cui, cioè non il giorno in cui, sì, beh, la sera che ha aperto il regalo, che era il 18 sera, perché poi il 19 c'erano quei miei, quindi insomma cose, e ci ha pensato un po' e mi ha detto, ma tu mi hai fatto il regalo per la festa del papà, ma io non te l'ho mai fatto per la festa della mamma. Rendetevi conto la festa della mamma quando è?
La seconda domenica di maggio. L'altro anno non potevo. L'altro farlo. Anno Minerva c'era nella pancia, ma non era. Non era qui che faceva danni. Esatto. Amore, lo sappiamo che sei figlia del tuo papà, non è che lo devi mostrare per forza in tutti i modi. Non devi prendere tutto. E poi due libri entrati un po' per caso, nel senso che una mia collega è arrivata in ufficio con delle borsone di libri da smaltire, ha detto: guardate, se c'è qualcosa che mi interessa. Io ho preso sti due classici del giallo, sti due classici del giallo, della serie Maestri del Giallo di Mondadori, Carter Dixon, che sarebbe lo pseudonimo di John Dixon Carr, e Colpito al cuore, e poi di un altro grande del giallo classico, G.K. Chesterton, Il segreto di Padre Brown. Ecco, questi sono classici del genere e meritano sicuramente di essere recuperati. Poi non mi sono costati niente perché è un regalo della mia collega, quindi ancora meglio. Vabbè, dai, ho qualche nuova lettura, qualche nuovo colpo in canna, lo leggerò nei mesi a venire. Nel frattempo i libri che ho in attesa sono sempre 230, perché ne ho comprati, 8 sono entrati, 7 li ho letti più o meno. Il saldo... Sono 231. Non mi facci pensare. Non mi facci. Non mi farcire. Va bene, queste sono stati le new entry del mio mese di marzo e niente, fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, che ne pensate, e se avete intenzione di leggerli, tutto quello che viene in mente, e se siete arrivati a sto punto dite tumpiti 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 tumpiti. Va bene? Tumpiti 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 tumpiti. Ciao a tutti, a presto. Ciao.